ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti vorrei fare qualche annuncio riguardante me e il canale. Allora, innanzitutto scusate per questa assenza dovuta a parte per la scuola anche a motivi personali, e quindi non ho avuto il tempo di dedicarmi al gioco e di aggiornarmi, tant'è vero che nel video potrei dirvi qualche cazzata. Per esempio, Necrox so soltanto che adda continuamente alla mano e che Trishula vi fa un bel meno 3, ecco. E Ritual Beast, se si chiama così, evoca specialmente velocemente. Poi solo questo, quindi, per farvi capire le condizioni in cui mi trovo. Appena avrò l'occasione cercherò di aggiornarmi. Seconda cosa, pubblicherò meno video, perché dalle mie parti Yu-Gi-Oh! Il gioco è morto e dubito che ritornerà, ma nella zona siamo rimasti pochi players, 3 e di rassare. E per quanto riguarda invece Force of Will, sposteremo il box la settimana prossima e diciamo sospenderò più o meno per lo stesso motivo, in quanto il gioco deve ancora prendere vita dalle mie parti. Non dico in generale, ma dalle mie parti devo ancora prendere vita, siamo un po' indietro. E poi scusate ancora per la qualità video, ma purtroppo non c'è corrente, difatti non è ancora tornata, non c'è corrente, e quindi mi sono dovuto arrangiare così. No, mandare, vabbè, basta. E per quanto riguarda il torneo fra gli YouTubers, non è stato affatto sospeso, e quindi dato che nessuno si è iscritto al torneo, posso pubblicare i gironi. Quindi tenetevi pronti, decklist pronte, vi organizzerete voi con l'avversario, vabbè, farò un video a riguardo, vi spiegherò meglio. Ritornando all'argomento del video, oggi ho posto la decklist dell'agent, Cross Agent in questo caso, e devo dire che nella storia del mio canale, diciamo storia, hanno avuto quasi sempre un esito positivo. Questa non so se avrà uno tale, in quanto ho giocato una tech che forse sarà oggetto di critica. E prima di analizzare il mazzo facciamo un piccolo riepilogo, un brevissimo riepilogo sulla sua storia. Allora, il mazzo esce nel 2011 con Santuario Perduto e subito spopolò fra la folla, fece top, e ne uscirono diverse versioni, tra cui il Sanctuary Agent, che sfruttava appunto i santuari nel cielo e permetteva di giocare al meglio gli effetti di Hyperion e Terra e i giorni nostri. Possiamo anche giocare Uranus. Poi c'era il Classic Agent, che non giocava i santuari ma soltanto fate. Poi vabbè, c'era l'Herald, e Classic Agent, se non erro, vinse i mondiali. Non ricordo se giocava i santuari nel cielo vista dei mondiali. Poi altra cosa, sì, c'era il TG Agent, che era diciamo una delle liste più diffuse e delle più amate. Era abbastanza veloce, competitivo ovviamente, e abbastanza economico, ma a me personalmente non piaceva, e mirava a montare il Chaos Agent, che forse era la lista più costosa, in quanto giocava il 3x di tour, tripla tour, che erano soltanto secret all'epoca ed erano le money card, infatti stavano fra gli 80 a 120 euro, 130 anche, 150 pure le vendevano, quindi immaginate. E gli Xyz all'epoca erano pochissimi, fra i più sgravi vi erano le VR e il Leviathan, quindi immaginatevi la cosa. E c'era la priorità anche all'epoca con la Trishula. E vabbè, detto questo, penso di poter andare avanti con la lista. Cioè andare avanti, iniziare con la lista. Allora, 3x di Hyperion, nonostante siano dei level 8, livello 8, non sono affatto pesanti come possono sembrare. Sono adabili di terra se giochiamo i santuari, in questo caso no, per evocarlo è facilissimo, basta rimuovere dal terreno, dalla mano, dal cimitero, un mostro agent, e rimuovendo un mostro fatto dal cimitero
possiamo spaccare una carta sul terreno dell'avversario. Nel caso avessimo il santuario nel cielo, possiamo ripetere l'effetto se non erro. E ok, qua abbiamo la terra che, come per Hyperion, che è il sole, o Hyperion, che è greco, vabbè. Terra invece sfrutta l'effetto al meglio anche con il santuario, in quanto può dare Hyperion, come già detto, mentre normalmente abbiamo un mostro agent. In questo caso giochiamo 3 per di Venere come al solito, almeno in questa versione, e mi ricordo che nel 2011 tipo c'era il dilemma, il famoso dilemma se giocare o 3 Venere con un Giove, o soltanto 3 Venere, o 2 Venere con un Giove. Io sono sempre stato dell'idea di giocare 3 Venere. E ovviamente i tempi ormai sono diversi, quindi la cosa cambia. E tengo a precisare che la Venere non è uscita nel mazzo, però la prima stampa della carta è stata una espansione molto vecchia, cui non ricordo il nome ora, insieme ovviamente alle palline, che sono cacacazzo, io me ne trovo sempre in mano, e vabbè, non doppi sensi. Ed è una cosa rompiballe. Vabbè, questo era il reparto agent, che diciamo è il classico. Andando avanti abbiamo Monarch Signore Cristi. Allora, ho provato a giocarlo a 2, però nei vari test mi è risultato abbastanza pesante, e tipo avevo mani morte in mano, tipo Hyperion, Cristia, palline fottute, niente. Quindi ho preferito giocarlo a 1, anche se è anche vero dire che prima viene, prima impuri l'avversario. Una specie di demone della vanità che però ti torna top deck appena muore. Il mio consiglio è giocarlo a 1 per non far pesare il mazzo e per insomma andare più velocemente. Vi dico che la lista c'ha 41 carte, quindi vedete voi. Allora, poi doppio Araldino. Vabbè, niente da dire, l'Araldino è power, non gioco più il Veiler, due Araldini col Veiler per questioni anche di slot. Con questa Bannet, vabbè, siamo sotto la nuova Bannet, vabbè, niente. Abbiamo il doppio Honest che diciamo può ribaltare la situazione in molti casi, o tipo addirittura far vincere. E nient'altro da dire, penso, una carta bastarda Honest, ma mi sembra più disonesto. Ma ok. Poi gioco il Draio. Non voglio dire con la mia tech, perché ho sempre giocato in agent e l'hanno fatto molti altri prima di me. Dice: perché giochi Draio se giochi terra? Non penso che siate tanto imbecilli da evocare terra mentre c'è Draio in campo, salvo casi particolari. Comunque Draio appunto può bloccare Scout, salvo Skill Drain, Necrotz che Adda, se non erro, e anche Skarm al Burning Guts. Questo. Ah, un'altra cosa riguardo l'Honest è che innanzitutto può anche difendere Raio contro Shadow, lo cercherete in continuazione, quindi questo contro il Wind attacca cazzo. E niente, questo era Raio. Poi abbiamo il Birdman, che è uno dei Thunder più grossi, e grazie a lui possiamo subito partire con un sincro abbastanza grosso. All'epoca si partiva quasi sempre con Trishula, e Trishula primo turno è qualcosa di mostruoso. E niente, grazie a lui possiamo anche giocarci Bills, che cerco infatti l'extra incompleto, poi vi dirò piano piano le carte che gioco. E molto molto sgravo, un target dark, però con l'effetto viene rimosso, quindi niente. Proseguendo abbiamo doppia tour, non gioco tripla tour con lo Skarm, perché in questo mazzo non mi piacciono particolarmente, e quindi anche per questioni di slot no, preferisco giocarmi doppia tour, con la quale anche possiamo fare la combo con TK del mazzo, che spiego anche se lo uccido. Poi, carta sottovalutata a mio parere, la Tragodia, che
diciamo ha varie funzioni. Innanzitutto può farci da big guy scartando una carta di quel, ovviamente di quel determinato livello, per esempio un mostro di quel determinato livello, ma vabbè. Poi è un ottimo, è un target dark al cimitero per BLS e ci para il culo parecchie volte. Inoltre è un ottimo materiale per sincronizzare, in quanto può assumere il livello di un mostro nel nostro cimitero. Poi un'altra entrap, il Maxi, niente da dire. Sì, è vero che ho giocato di side, ma ho preferito giocarlo di main. Allora, questa sarà la tech, cioè la carta che sarà oggetto di critica, la mia tech, però devo dire la verità, mi ha salvato il culo parecchie volte. Ed è il non uno ma doppio pachicefalo. Allora, vabbè, a parte che mi piace l'artwork, non ho le vanity, e diciamo il suo effetto è molto utile contro Burning Abyss, che fortunatamente non ha visto il seal che sta sopra, e niente, l'ho bloccato, fortunatamente non ha visto nulla, quindi l'ho picchiato diretto in una maniera immane. E poi ci fa da demone della vanità, in un certo senso un piccolo demone della vanità, e può farci anche da mirror force, in quanto se viene flippato spacca tutti i nostri evocati. Specialmente l'ho fatto molto spesso su Clifford, che fortunatamente non aveva skill drain, quindi questo è forse anche questione di culo. Non dico mo che agent sia un T1 roba varia, però è molto divertente da giocare, penso che così si possa, diciamo, contrastare un po' il meta. E l'idea di giocare pachicefalo mi è nata, lo giocavo anche nel 2011, però l'ho giocato di main a partire dal 2013. Perché? Perché c'era Dragon Ruler in giro, potevo giocarlo anche prima, però vabbè, lo scemo. Però no, non dire è questo, vabbè. L'ho giocato nel 2013 per bloccare Dragon Ruler, che era, è uno dei mazzi più mostruosi mai creati nel gioco, e niente. Questa, vedete voi se giocate pachicefalo o meno, ricordate che sono 41 carte, quindi potete togliere un pachicefalo e giocare magari un'altra carta, tipo un scambio creatore in più. Poi andando avanti abbiamo il BLS, come già detto, e gioco anche il Sorch. Non giocate ovviamente due Sorch e BLS, che sennò sarebbe troppo pesante. Però necessitato, almeno io, necessitavo di una figura simile al BLS, in grado di farmi spazio sul terreno e quindi picchiare in maniera brutale l'avversario. Anche a livello 6, più 2 di terra, diciamo un level 8, un level 8, quindi vi consiglio di giocarli. Questi erano i mostri. Passiamo alle magie, abbiamo Triplo Typhoon. Avevo pensato di giocarlo a 2, però contro Clifford soffro parecchio, contro le settate soffro parecchio, quindi dobbiamo farci strada sul terreno per poter chiudere subito. Però mi farete benissimo giocarli l'altro tipo di salto. Poi gioco l'enemy controller e lo scambio creature, Snatch Steel Must e Book of Moon. Book of Moon inizialmente avevo dimenticato di giocarlo, e Book of Moon è essenziale in questo mazzo, fidatevi. E innanzitutto può bloccare l'avversario e caga cazzo contro Winda, perché Winda ci rompe i coglioni in una maniera assurda. Non ce l'ho con Shaddle, però vabbè, devo contrastare anche gli altri mazzi, ecco. E può pararci un attacchino, vabbè, e il book, Per quanto riguarda le trappole, infine abbiamo Warning, Bottomless, Compulsory. Inizialmente non giocavo queste due, giocavo due Prison che poi volevo sostituire con Mirror, che ora sto giocando di side, sto dicendo il side, Raigeki anche di side. E poi che devo dire? Mi sta sfuggendo la cosa, ma vabbè, volevo sostituirle, però alla fine
ho deciso di giocarlo così, però giocare anche due mirror non sarebbe male, giocavo soltanto questa, ecco. Però dato un expo, anche questi due possono servire. Infine The Call of the Haunted, in quanto certe volte abbiamo Hyperion o Cristo al cimitero. Ah, un'altra pecca di giocare di Cristia 1 è che se ti fanno bottomless o prison sono un po' cazzi. Vero, Call of the Haunted, stavo dicendo, è abbastanza buona, possiamo chiudere spesso, oppure se l'avversario ci picchia diretto ci possiamo parare il culo con Cristia che blocca e roba così, ecco. Io vi consiglio di giocarla. Soul Charge non ho voluto giocarla perché già ci facciamo un meno 1500 di solito con Venere, o meno 1000, e non vorrei perdere ulteriori punti vita. Per quanto riguarda l'extra, che ho improvvisato, devo dire la verità perché non ricordo bene, gioco Catastor, che vi consiglio di sostituire con Armales, ma non ce l'ho e lo cerco. Mai detto, dici che sospendi il gioco? No, vabbè. Vorrei almeno completarmi un po' di extra, ecco, per qualcosa di extra per il futuro, perché ricomincerò quasi sicuramente a giocare meglio di quello che sto facendo ora, e vabbè. Poi, Goyo Guardian, che mi manca, valuto poco e cerco. Poi un'antica Sacra Viverna, Black Rose, Stardust, perché sta nel mio nome. Crimson Blader, cosa diavolo succede? Sono dei rumori sospetti. E Crimson Blader, vi consiglio assolutamente di giocarlo perché blocca parecchio ed è grosso. Poi Bills, che mi manca e cerco urgentemente, posso anche comprarlo. Poi Star Eater, che non sapevo se sostituire con Leo, quindi vedete voi un po', e ho detto Lex è fatto un po' velocemente a muzzo. Wurm, che va a sostituire Trishula, ma ovviamente non è da meno, fa ritornare fino a 3 carte in mano all'avversario. Essendo Exceed abbiamo, come rank 3 abbiamo Alucard, che è una specie di Typhoon, ecco. Zelmanes e Levier per il rank 3. Poi per il rango 2 abbiamo infine Daigusto Phoenix, Gaki Gaki e numero 96. Perché il numero 96? Non per il 96, per far 96 salestre con LOL, ma perché? Innanzitutto è un ottimo target oscurità, e spesso mi è capitato di partire con ad esempio Cristi in mano, e quindi pensando che facevamo Venere più 3 palline attaccate al number 96, ci mandavano al cesso Cristia e gli avversari inculato parecchio, costretto a usare certe carte, e vabbè, questo. Poi può capitare anche un Bills o un Sorcio di prima, quindi questo vi consiglio di giocarlo. Vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciatemi un piace, un commento, iscrivetevi al canale, e il prossimo video, come già detto, penso, o quello del torneo, i gironi del torneo, o unboxing, oppure confermo sul torneo in video. E niente, mi auguro vi sia piaciuta questa decklist un po' particolare, diciamo così. E niente, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video.